Sì, è occupato. Metto solo la lama. Signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti e soprattutto buonasera. Soprattutto grazie per essere qui, perché questa sera c'è stato un grande nome ad attirarci e c'è stata una grande iniziativa di solidarietà ad attirarci, soprattutto un'iniziativa che qui a Vicenza va a cercare di colmare una mancanza importantissima, perché stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di salute, e quindi quando si parla di questi argomenti si tratta sempre di cose che ci prendono tutti nel cuore. Allora, intanto diciamo grazie a coloro che hanno avuto l'idea di questa serata e coloro che stanno sostenendo tutta l'attività per questo progetto di solidarietà legato alla salute dei bambini. Ringraziamo il Lions Club La Rotonda di Vicenza, che ha promosso e coordinato questa iniziativa in collaborazione con il Lions Club di Lonigo e con il Lions Club Vicenza Host. Quindi un bel applauso a questi importanti sodalizi che si sono messi in testa un'idea importantissima. Qui a Vicenza, nella nostra città, in ospedale manca un reparto di terapia intensiva pediatrica. Tra un po' ci racconteranno anche i problemi che si possono avere non avendo questo tipo di reparto. Avremo il direttore dell'unità operativa di pediatria di Vicenza che ci verrà proprio a parlare da uno che vive giorno per giorno, ora per ora della sua giornata lavorativa, queste problematiche. Quindi ancora un grande grazie a tutti voi per essere qui stasera con questa serata che parlando di solidarietà lo fa in maniera gradevole, con la grande musica, la musica che è sempre quel mezzo che ci fa provare grandi emozioni che questa sera avremo veramente con un nome che tutta Italia conosce, veramente un numero uno della storia della musica italiana, che più tardi canterà su questo palco che noi vogliamo aprire con una voce giovane, la voce di una ragazza che quest'oggi ha voluto anche lei partecipare gratuitamente a questa iniziativa per portare anche lei il suo contributo. Si tratta di una ragazza che ha iniziato a cantare fin da piccolino, ha grande passione per la musica, ha partecipato a importanti festival e concorsi, vincendone alcuni come il Festival Trento Incanta, il Festival Concorso Jump 2011 e anche ad altre iniziative di solidarietà, come per esempio nel 2012 l'iniziativa Muoviamo la musica, fermiamo il terremoto per le famiglie emiliane, un'iniziativa che i Jalis andarono ad organizzare con tanti giovani cantanti assieme a loro in quel della provincia di Treviso. E poi nel gennaio del 2014 la voce che andremo ad ascoltare ha partecipato in quella di Mori, in provincia di Trento, a una serata dedicata al giorno della memoria. La musica ha portato questa giovane cantante a girare varie città, non solo in Italia, da Venezia, Trieste, Roma, Monte Carlo, insomma un grande amore per la musica. E lei infatti dice: la musica è la mia vita, una passione che mi porto dentro da sempre, esibendomi amo donare la mia gioia di vivere ed emozionare chi mi ascolta. E quindi, cari amici, apriamo questa serata con la voce di Christel D'Arri. Buonasera a tutti. Mm-hmm.
brano che vi ho appena presentato si intitola Be My Baby, è una cover in latinoamericano, come avete sentito, è un brano degli anni 70 dei Ronettes. Il prossimo brano è un brano di Celine Dion e si intitola I'm Alive, e che significa in italiano io sono viva, e quindi lo voglio dedicare appunto a questa serata di beneficenza, appunto io sono viva. Grazie. Il prossimo brano che vi voglio dedicare è una cover, una canzone di Aretha Franklin, di You Make Me Feel Like a Natural Woman, e nella versione di Celine Dion. I used to feel
celebre film, quindi una colonna sonora del film Pearl Harbor, che si intitola There You'll Be.
grazie mille a tutti. Sì, davvero meritatissimo questo applauso, abbiamo iniziato veramente bene questa grande serata e quindi ancora grazie a Christel D'Arri. Grazie mille a tutti, grazie dell'ospitalità. Buona serata. Bene.